Bene, grazie per essere intervenuti anche questo tardo pomeriggio per la presentazione dell'Italian Sentiero, scritto da Natalino Russo, che è un naturalista, un fotografo, uno scrittore, ha collaborato con il National Geographic, con Geo, con Le Scienze, con Pitturing, con Dove, insomma tutta una serie di riviste che abbracciano la gamma del chi va in giro, diciamo così. Vorrei dire fin da subito che questo libro è un libro rasserenante, cioè è un libro che consente di vedere un'Italia possibile, lungo sentieri che raccontano geografie naturalistiche, fisiche, turistiche, ma anche sociali, storiche, e sentieri anche di bellezza, perché in fondo quando giriamo per questo nostro paese la bellezza è un elemento che contraddistingue tutte le latitudini dell'Italia. E allora io vorrei iniziare chiedendo a Natalino Russo, che chiude il libro citando la Luna, parte dalla Terra, parte da Porta Zero, ma ci ricorda che il primo uomo sulla Luna parlò, iniziò a camminare con dei passi, fece un passo, poi l'altro e poi l'altro. E allora vorrei capire che cosa vuol, qual è l'elemento che contraddistingue il camminare, un elemento naturale che oggi diventa anche un elemento di necessità forse. Questo sì. Innanzitutto grazie per questa introduzione, grazie per le tue parole, grazie anche per l'invito in questo bellissimo festival, una cornice davvero, davvero bella, interessante. E buonasera a tutti. Io chiudo il libro, come diceva Lorena, parlando della Luna, ma più che altro dello spazio, perché mi chiedevo dopo diversi ragionamenti fatti lungo il libro, verso le ultime pagine mi chiedevo se gli astronauti che sono sulla stazione spaziale provano nostalgia del camminare, per quest'atto così naturale, così spontaneo che ci consente di spostarci sulla superficie terrestre contrastando la gravità, ma anche che possiamo permetterci grazie all'esistenza della gravità, dove in una situazione di microgravità, cioè quasi di assenza di gravità come sulla stazione spaziale, è impossibile camminare, si possono fare tante cose, tante evoluzioni, ma non si può camminare. Allora mi chiedevo, e prima o poi lo chiederò anche a alcuni astronauti di cui sono amico, ce l'hai la nostalgia del camminare? Perché quest'atto è tra i primi che compiamo dopo... Sono curioso, sì, no, le immagini sono partite, grazie. È uno dei primi atti che compiamo, è quello di metterci a quattro zampe, di gattonare e poi di alzarci in piedi e di andare in giro. Devo dire che, come premessa, diciamo, io non sono un fanatico del camminare e non lo propongo come modo alternativo di spostarsi, bensì come modo complementare. Noi abbiamo la grande fortuna di essere nati, di vivere in un'epoca piena di mezzi di comunicazione. Abbiamo automobili, treni, aerei che ci permettono di spostarci da un punto all'altro e di guadagnare tempo che possiamo poi dedicare ad altre attività, tra cui anche il camminare. Quindi il camminare affrancatosi dall'esistere come necessità, diventa una scelta consapevole, quindi uno strumento di esplorazione del mondo e nel nostro caso, visto che il titolo del libro è l'Italia, un sentiero di esplorazione dell'Italia. Quindi camminare come modo per vivere in maniera più profonda i luoghi, in modo più lento, ma ripeto, no, ma questi non sono non voglio propagandare la lentezza come metodo migliore di altri. Credo che sia semplicemente un modo diverso che può farci apprezzare una qualità più densa. Camminare, si dice, allunga la vita, ma allunga semplicemente per il fatto che la rende più densa, rende l'esperienza più densa. Andare per strada, incontrare le persone, poter guardare negli occhi, ci rende molto più fitta, più densa l'esperienza del viaggio. E non solo del viaggio, come vedremo dopo.
citi, c'è una citazione all'inizio del libro, che è quella di Cesare Pavese, che dice: se usiamo l'automobile attraversiamo i luoghi, se camminiamo ci immergiamo nei luoghi. Pare di capire che solo camminando riusciamo ad approfondire la conoscenza di questi luoghi. E allora, il titolo L'Italia è un sentiero ha a che vedere con questo invito? Io credo che sì. Ho provato a spiegarlo nell'introduzione del libro, citando il pensiero di Francesco Careri, che ha scritto un libro molto bello intitolato Worldscapes. Lui dice che il paesaggio è frutto di chi l'ha percorso, cioè le carte geografiche non sono state le carte geografiche a disegnare il paesaggio, ma sono state le gambe, i piedi, cioè le decine di migliaia, milioni di persone che hanno percorso il paesaggio, che hanno percorso i territori per spostare merci, per spostare animali, hanno disegnato il paesaggio. Il paesaggio che noi conosciamo oggi, così come lo conosciamo oggi, è il frutto di una stratificazione durata millenni di persone che si sono spostate nel territorio. Si sono spostate, come dicevamo prima, per necessità, perché non c'era alternativa, anche gli stessi pellegrinaggi, magari dopo apriamo una parentesi sui pellegrinaggi, oggi è facile, prendiamo, se vogliamo fare il Cammino di Santiago, no? Giusto per citare il più famoso, andiamo in treno o in aereo fino a un punto dal quale vogliamo cominciare a camminare, camminiamo fino a Santiago de Compostela, poi andiamo all'aeroporto e torniamo. Diciamo, è un pellegrinaggio surrogato, un pellegrinaggio per modo di dire, ma i pellegrini prima partivano da casa propria, si mettevano in viaggio, andavano alla meta del pellegrinaggio, che poteva essere Santiago o la chiesa qui su dietro sulla montagna, e poi tornavano a ritroso facendo tutto il percorso al contrario. Adesso non voglio dire che il vero pellegrinaggio sia solo quello fatto a piedi, perché se i pellegrini del Medioevo avessero avuto l'autobus ci sarebbero andati in autobus, no? Cioè, non è inutile credere a queste mitologie. Però per tornare alla questione che ponevi, l'Italia è un sentiero perché appunto il territorio è stato disegnato, i luoghi in cui passano le nostre strade, le ferrovie, le vecchie strade di paese che raggiungono, che collegano i villaggi, ripercorrono spesso, non sempre, ma i tracciati collaudati attraverso i millenni da chi aveva necessità, ad esempio, di spostarsi dalla costa all'interno per trasportare il sale, che era l'unico modo per conservare i cibi, e viceversa, per spostarsi dall'entroterra alla costa per trasportare la lana. Quindi quelle che sono chiamate vie del sale, che sono anche molto conosciute, soprattutto tra la Liguria, l'entroterra piemontese, emiliano e toscano, dovrebbero chiamarsi forse più correttamente via del sale e della lana, perché c'era sempre uno scambio, non era senso unico il trasporto di merci. L'Italia è un sentiero, però prevalentemente in questo libro parliamo di cammini di un'Italia interna, quella che in qualche rigorezza è definita l'Italia minore, l'Italia delle aree interne, che è anche un tema non solo naturalistico-turistico di cammini, è anche un tema sociale, politico, no? Di luoghi bellissimi, rimasti ai margini non perché siano marginali in sé, ma perché l'assenza di servizi, un certo spopolamento li ha resi, tra virgolette, marginali. Eppure, e qua ti inviterei proprio a citare alcuni pezzi di questi cammini, si scoprono delle esperienze straordinarie. Cioè l'Italia minore marginale sembra però essere una sorta di miniera da cui escono esperienze e risorse. Mi ha molto interessato questa contrapposizione di questo sentiero sopra la costiera. La costiera è uno dei luoghi più noti, più conosciuti, più glamour, e questa contrapposizione per esempio tra il glamour positano e il pastore casaro Antonio, che sta appena sopra quel glamour. Per cui ti inviterei un attimo a entrare, a descrivere questi aspetti, perché secondo me più di una teoria ci spiegano meglio che cos'è questa Italia interna.
L'argomento si presterebbe a conversazioni lunghe. Io penso che questo sia l'aspetto, se sono riuscito in qualche modo a toccare gli aspetti sociali e politici in questo libro, l'ho fatto proprio parlando di questo, cioè dell'Italia cosiddetta minore, che poi a ben vedere minore non è, ma è un'Italia maggioritaria. Noi negli ultimi anni assistiamo, forse è proprio il termine esatto, nel senso che assistiamo spesso impotenti a una degenerazione della politica che è frutto probabilmente del fatto della nostra perdita di contatto con quell'Italia che siamo abituati a chiamare minore. Camminare ci può restituire, ovviamente non è la soluzione, ma ci può restituire una parte di contatto con i paesi, con la provincia, ci fa entrare nei bar ad origliare, ad ascoltare quello che si dice nei bar di paese, quello che dice la gente nei paesi. Io vengo da un paesino, sono nato in un paesino della Campania, adesso vivo da 15 anni a Roma e mi rendo conto che concentrarsi su quello che succede nelle grandi città e dimenticare la realtà dei paesi poi ci fa perdere il contatto con l'Italia, con le conseguenze che spesso vediamo, cioè non saper leggere dove sta andando il paese ci mette anche nelle condizioni di non saper scrivere il futuro del paese. Chiudo questa parentesi perché non voglio arrogarmi la presunzione, non voglio apparire così presuntuoso da fare una lettura politica, non sono un esperto di politica né di sociologia o di scienze umane, diciamo, ma sono un semplice viaggiatore che guarda, gira per il mondo e guarda e cerca di trasferire la sua esperienza sulla pagina. E quello che ho fatto è stato andare appunto in alcuni sentieri un po' in tutta Italia, ma alcuni mi hanno colpito molto, per esempio quello che citavi tu, il sentiero degli dei, da non confondere con la via degli dei, che invece è bellissima, collega Bologna e Firenze, però è una cosa diversa. Il sentiero degli dei si percorre i Monti Lattari, meglio noti come Costiera Amalfitana, e va da un paesino in montagna che si trova intorno agli 800 metri sul livello del mare fino a Positano. Si tiene sempre in quota, offre delle vedute pazzesche, bellissime sulla Costiera Amalfitana, che si trova svariate centinaia di metri più in basso, e poi dopo è molto breve, si fa in circa 3 ore. A un certo punto il sentiero finisce e si scende per 1700 gradini fino a Positano, quindi è un'esperienza alla portata di tutti, un brevissimo e facile viaggio che restituisce una dimensione insolita della costiera, che come tu giustamente dicevi è molto glamour, molto così sbrilluccicante e frequentata da un turismo internazionale che va lì soprattutto per Positano, Amalfi e Sorrento, Ravello, eccetera. Su questo percorso io ho conosciuto un ragazzo che ha deciso di riprendere il mestiere che faceva suo nonno e suo padre e si è messo a fare il pastore, però un pastore un po' più smaliziato, più moderno. Lui ha comprato un vecchio casolare diroccato, ha le sue capre, di una razza chiamata napoletana, sono le capre nere, che fanno un latte, quindi un formaggio molto aromatico. Le fa pascolare lì sul sentiero, le munge, lui si muove col mulo sul sentiero perché non c'è un altro modo per raggiungere i suoi pascoli, il suo casolare, su una mulattiera appunto. Il sentiero degli dei è una vecchia mulattiera che congiungeva appunto il paesino di Agero alla Compositano. Quindi sono strade non inventate, non sentieri cali o sentieri tracciati dal nulla, ma percorsi che vengono attraversati ancora oggi da persone che col mulo trasportano materiali da costruzione, le cassette della frutta, il mangime per i polli, eccetera. E Antonio, si chiama Antonio Milo, se volete posso darle anche il numero di telefono, lui è una persona simpaticissima che ha mille storie da raccontare, perché passa il suo tempo lì in montagna a vedere i turisti passare. Il sentiero degli dei è molto conosciuto soprattutto tra tedeschi e inglesi e anche francesi, molto apprezzato all'estero, quindi in alcune stagioni dell'anno è frequentatissimo dagli escursionisti. Che da un paio d'anni, da quando lui ha comprato questo rudere, possono fermarsi a fare due chiacchiere con lui. Lui gli offre il formaggio, volendo gli fa montare la tenda lì, non prende nulla, cioè non lo fa, non ha messo in piedi un agriturismo, lo fa perché gli piace. E sono dimensioni appunto che si possono scoprire
camminando, se uno va in Costiera Amalfitana con un torpedone o in macchina sulla statale 163, che tra l'altro è bellissima, però tutto questo aspetto a monte se lo perde completamente, non riesce neanche a intuirlo, che dietro ci sono delle vere e proprie montagne, c'è Antonio, ci sono le sue capre, ci sono le storie di un entroterra che vive nell'ombra. Aggiungerei forse anche un po' per fortuna, perché non è stato non è stato inquinato dalla mentalità turistica. Gli abitanti dell'entroterra della costiera sono dei montanari che non hanno niente a che vedere con per esempio con i negozianti di souvenir di Cositano, no? Voi vedete, questi cammini ci portano a delineare, ci sono altri esempi ovviamente nel libro, una geografia di un'Italia minore, ma non per questa destinata alla decadenza, perché Antonio è una persona giovane che ha fatto liberamente questa scelta e che ha forse degli strumenti di modernità e di contemporaneità, no? Per supportare questa scelta. Quindi camminando si vedono diverse geografie. Un altro strato geografico che ho individuato, che almeno ha suggerito leggendo il libro, è una geografia storica, cioè alcuni dei cammini che tu racconti e che hai percorso ci raccontano, per esempio, l'Astromonte piuttosto che il Matese. E in particolare io ho scoperto, non ero a conoscenza, questo sentiero degli anarchici. Ti chiederei di parlare. Sì, questa è una storia che si svolge nei monti del Matese, che sono un piccolo massiccio montuoso calcareo che si trova a cavallo tra Campania e Molise, il famoso Molise che non esiste e che è una regione bellissima, ve lo assicuro. I Monti del Matese hanno ospitato una vicenda abbastanza singolare. Voi conoscete Capiero e Malatesta, no? I due internazionalisti anarchici che hanno segnato molti episodi storici di questo paese. Lì, nei Monti del Matese, loro a un certo punto decisero di mettersi in marcia, attraversare tutto il massiccio a piedi ovviamente, e in tre giorni raggiunsero un paesino che si trova a 1000 metri di quota, che si chiama Letino. Se ci andate oggi è un paesino di 300-400 abitanti, ma era così anche all'epoca, forse si è un po' spopolato, ma più di 500 abitanti non l'avrà avuti, lo si capisce contando le case, no? Sono quelle. E loro si misero in testa di lanciare la rivolta anarchica partendo dai contadini e dai pastori, che pensavano che quello fosse il modo per far partire una rivolta, una rivoluzione anarchica. Sbagliarono un po' i conti, purtroppo. Loro dopo tre giorni di cammino arrivarono lì, liberarono il paesino di Letino, avendo anche l'appoggio del prete che aveva simpatie socialiste, liberarono il paesino confinante che si chiama Calvo del Matese, e poi furono accerchiati dall'esercito. La cosa durò solo tre giorni. Dichiararono la Repubblica Anarchica di Letino, che durò appunto solo tre giorni, e c'è un episodio che è raccontato nelle cronache, che Enrico Malatesta disse ai contadini che gli chiedevano: adesso che facciamo? Voi libererete tutto il Matese, poi libererete tutto il regno? Loro dissero: i fucili in dialetto, no? Disse: i fucili ve l'avete imparate, le scuri ce l'avete, se volete facite, se no ve fottite. Non so se è chiaro, cioè praticamente disse: noi il nostro abbiamo fatto, adesso datevi da fare, bracciate i fucili e venitevi a noi. Questo non accadde, l'esperienza finì. Il fatto che si dovesse, che si debba partire dal mondo pastorale e contadino non è episodico. Diciamo, Giustino Fortunato, che è il padre della questione meridionale, lo ripeteva spesso. Lui era, come sapete, un intellettuale, uno studioso, una persona che trascorreva molto del suo tempo sui libri, no? Diciamo così, giusto per semplificare. Eppure lui diceva, e lo ripeteva soprattutto ai giovani, per capire la realtà, soprattutto le realtà rurali, per potersi occupare di questioni che hanno a che fare con la vita dei contadini e dei pastori, bisogna conoscerli, i contadini e i pastori. E qui ci riagganciamo a quello che dicevamo prima a proposito dell'Italia che chiamiamo minore, no? Lui diceva: mettetevi le scarpe ai piedi
e camminate. Parliamo di quasi 150 anni fa, quindi lui aveva percorso tutte le montagne del sud Italia e anche appunto i Monti Lattari. Ci sono dei libri bellissimi che raccolgono le sue memorie di camminatore, pubblicati dalla sezione del Club Alpino Italiano di Napoli. E appunto si diceva questo: bisogna mettersi delle scarpe ai piedi e camminare, perché non si può pensare di occuparsi della vita delle persone, soprattutto se uno vuole fare il politico, senza conoscerla, la vita delle persone. Ci sono molte altre, ovviamente, suggestioni di questo tipo nel libro, ma visto che abbiamo parlato di pezzi di sentiero e visto che il titolo è L'Italia è un sentiero, forse potremmo iniziare a parlare, nel libro lo fai, dire che può esistere un sentiero Italia, un vecchio progetto ripreso che oggi sembra essere addirittura d'arrivo. Il sentiero Italia è quell'itinerario che dalla Sardegna ha l'ambizione di unire tutta l'Italia, Sicilia, di risalire e di arrivare fino a Muggia, al confine con la Slovenia, oltre 6.000 km, 400 tappe. Ecco, vorrei che parlassi di quello, vorrei capire, visto che qua ci sono parecchie persone interessate a questo modo di andare in giro, di conoscere, di fare turismo, che cos'è il sentiero Italia, dove nasce e soprattutto ci stiamo arrivando? Sì, grazie innanzitutto per aver portato il discorso un po' fuori dalle mie divagazioni, che ripeto, non so, non è uno storico, non è uno studioso di politica, quindi non era il caso di continuare a parlare di quell'aspetto, però diciamo che quel libro l'ho accarezzato, quindi mi faceva piacere almeno citarlo. Torniamo invece all'argomento l'argomento principale del libro, che è quello del camminare in Italia. Il sentiero in Italia è forse il più romantico, il più bel, più lungo sicuramente, senza forse, sentiero di trekking del mondo. È lungo 6.880 km e attraversa tutta l'Italia. Come tu dicevi, parte dal nord della Sardegna, attraversa da nord a sud tutta l'isola, poi continua in Sicilia, attraversa tutta la Sicilia, risale l'Appennino e poi l'Arco Alpino, insomma, praticamente tutte le montagne in Italia, con delle diramazioni che vanno anche verso Santa Maria di Leuca, in Puglia, eccetera. È un sentiero che nasce dall'idea di un gruppetto di giornalisti che si occupavano di cammini e di alpinismo all'inizio degli anni Ottanta, soprattutto Riccardo Canovadini, che chi è amante del camminare sicuramente conoscerà, e altre figure come Stefano Ardito e altri, che però erano un po', diciamo, troppo avanti rispetto all'epoca, negli anni 82-83, e parlare di lunghi trekking in Italia era insomma visto come una cosa un po' campata in aria. Loro furono ascoltati soprattutto dagli amanti, dai soci CAI, dagli amanti della montagna, ma quelli più esperti, no? quasi solo dagli alpinisti, dai camminatori di lungo corso. L'idea piacque molto, uscirono degli articoli, però andò un po' a morire lì, perché l'Italia non era ancora pronta ad affrontare un tema così, e soprattutto un progetto così ambizioso come un sentiero di quasi 7.000 km che attraversa tutto il paese. Poi negli ultimi 30 anni il progetto ha avuto dei momenti di risveglio, però non è mai decollato davvero. All'epoca era stata fondata un'associazione che si chiamava Sentiero Italia, che poi è riuscita ad avere l'attenzione del Club Alpino Italiano da pochissimi anni. Il marchio, per così dire, Sentiero Italia è stato ceduto al CAI, infatti adesso il progetto si chiama Sentiero Italia CAI. E questo, il 2019, è l'anno del vero e proprio lancio, finalmente, di questo percorso. Il CAI si sta spendendo molto, chi di voi è socio l'avrà visto sulla rivista, su Montagna 360, che sta dedicando... sta dedicando tantissimo spazio al Sentiero Italia, e c'è anche un progetto in collaborazione tra CAI e National Geographic, che si intitola Le Montagne Incantate. Sono uscite mensili, sono previsti 9 numeri di una bellissima pubblicazione con bei testi e bellissime immagini che raccontano questo grande sogno del Sentiero Italia che finalmente è in realtà. Diciamo che
diciamo che oggi chi volesse può davvero percorrere tutto, cioè tutto segnato, tutto percorribile. Quasi sempre ci sono i rifugi per dormire, non ve lo posso assicurare perché me l'ho percorso tutto, 7000 km è fuori dalle mie possibilità, però chi volesse prendersi 2 anni di ferie, o chi potesse farlo, lo può fare. Ovviamente questa grande operazione non è dedicata solo a chi vuole fare 7000 km a piedi, è un grande progetto che ha un richiamo internazionale e che serve soprattutto a far capire a noi italiani che camminare è un tema importante e che soprattutto si può fare senza andare dall'altro capo del mondo, si può scegliere di fare anche solo 3 tappe, 4 tappe in un percorso così articolato, bello e ricco, che offre uno sguardo a 360 gradi su un paese come l'Italia. Questo libro è diviso secondo me in 2 parti, o meglio, c'è il libro, il nucleo principale, e poi c'è una parte finale dedicata al kit del camminatore. Diciamo consigli pratici da un lato, una sorta di dizionario, e poi la cosa interessante, visto che la prima parte del libro è dedicata a un racconto, no? Quasi letterario dei sentieri d'Italia, alla fine è molto interessante perché questi sentieri vengono individuati, vengono definiti e in qualche modo costituiscono quasi una vita. Quindi ti chiederei di parlarci un attimo del camminatore adesso, senza dare tutti i consigli, e di suggerirci, secondo il tuo personale sentire, secondo la tua esperienza, 2 cammini che suggeriresti a delle persone non particolarmente esperte, non a degli alpinisti, da percorrere, perché, e ti chiederei, visto che la zona in cui siamo è il nord Italia, di parlarci anche di un sentiero un po' meno noto del nord Italia. Dunque, allora, c'è tanta carne a cuocere. Il libro, sì, come tu dicevi, non è una guida, però si conclude con degli aspetti, con 2 capitoletti un po' più pratici, diciamo così. Uno racchiude in sintesi delle piccole spiegazioni su ognuno dei cammini citati. Siccome all'interno del libro io non li descrivo, oppure non do le distanze, le difficoltà, eccetera, poi alla fine ho pensato che potesse essere utile riassumere un po' di due per ogni cammino alcuni aspetti pratici. Quanto dura questo? Approfitto per dire una cosa, un piccolo intermezzo. Naturalmente noi abbiamo fatto un dialogo 2, però c'è un piccolo spazio temporale per delle curiosità, delle richieste e delle domande, quindi nell'attesa della denuncia. penso sia alla fine. No, possiamo anche contare, solo che io mi distraggo. E poi c'è un altro capitoletto dedicato che si chiama appunto Kit del Camminatore, che è un po' dedicato sia a chi cammina, per chi cammina ne coglierà gli aspetti un po' ironici e scherzosi, e sia a chi non è pratico, tanto pratico per camminare, perché questo libro nasce un po', diciamo, nelle intenzioni. Vuole racchiudere un po' quello che per me è il senso del camminare, e provato a raccontarlo a chi non cammina, cioè a chi non ne sa molto. Per cui chi non ne sa molto nel kit del camminatore magari potrà trovare dei consigli utili sul tipo di calzature, sul peso che deve avere lo zaino e altri aspetti che non stiamo qui ad approfondire. E dicevi dei percorsi che mi sento di suggerire. Allora, come cammini italiani, io credo che per citarne 2, i più belli e anche meglio organizzati negli ultimi anni, perché poi la situazione, come sapete, è in evoluzione, il camminare, anzi più che il camminare, i cammini stanno andando di moda, diciamo così, negli ultimi anni, e chi ha sempre camminato un po' si sente espropriato di questa
di questa attività che viveva in modo esclusivo un po' si rallega pure per il fatto che siano in voga fa sì che la segnalistica sia più curata rispetto a prima, che ci sia una maggiore segnaletica, eccetera. Quindi dicevo, siccome stanno andando di moda, la situazione evolve di anno in anno, però al momento i meglio attrezzati probabilmente sono la via di Francesco in Umbria, che può essere dosata un po' come si vuole, dai 3 giorni in su, insomma si possono fare diverse combinazioni di percorso, sia la via degli dei tra Bologna e Firenze, che è un bellissimo percorso, abbastanza unico nel suo genere, perché consente di partire dal centro di una grande città e arrivare al centro di un'altra grande città, e poi si prende il treno e si torna indietro, se non si vuole fare il percorso anche andata, insomma, anche a ritroso. Questi sono 2 percorsi che mi sentirei di consigliare. Qui al nord, io sono amante dei Monti Lessini e al nord di Verona. Ci vado da una decina d'anni sempre, perché d'estate lì si svolge fino ad agosto un bellissimo festival che si occupa di cinema e di letteratura di montagna. Si chiama Film Festival della Lessinia. A volte mi invitano a presentare qualcosa, altre volte ci vado di mia iniziativa anche per raccontarne sulle pagine di Montagna 360 della rivista del CAI, e negli anni io ho un po' esplorato i vari percorsi che attraversano queste montagne bellissime che sono appunto i Monti Lessini. Suggerirei per esempio il sentiero che va sul Monte Carega, oppure quello che va al Corno d'Aquilio, che è un posto bellissimo dove si apre una grotta che si chiama Spruga della Preta, e che soprattutto si affaccia sulla Val d'Adige offrendo una vista mozzafiato. Però giusto per bilanciare, vi consiglierei anche un altro percorso molto breve, davvero molto breve, in Puglia. Dal centro di Otranto si può andare a Capo d'Otranto, la cosiddetta Punta Palascia, dove si trova un faro che è il faro più a est d'Italia. Quello è il punto più orientale d'Italia ed è un faro che è stato presidiato fino a una 15 anni fa. Il percorso è molto bello perché attraversa, insomma, percorre tutta la costa, è davvero brevissimo, sono credo 6 chilometri e mezzo, si fa andando piano e fermandosi a scattare fotografie in 2 ore, ma insomma non di più. È un posto bello. Io quando ci sono andato mi sono messo in cerca dei figli dell'ultimo custode, dell'ultimo guardiano del faro, li ho intervistati e mi hanno raccontato che quando loro erano bambini e stavano lì al faro e c'era un temporale sull'Albania, sapete che lì nelle giornate limpide l'Albania sembra di toccarla, proprio lì di fronte, si vedono le montagne innevate delle Alpi dell'Albania. E c'erano i tuoni sull'Albania e il papà gli diceva: andate a dormire che stanotte ci invadono i sovietici, arrivano i bombardieri sovietici. Quella è una zona che è stata, diciamo, che si temeva potesse essere una delle prime della cosiddetta tanto temuta invasione sovietica, che poi non c'è mai stata. Se ci andate oggi trovate ancora i bunker che dopo la seconda guerra mondiale sono stati tenuti in efficienza per tutta la durata della guerra fredda. Vorrei chiudere con invece una provocazione, ma neanche tanto. Abbiamo parlato di cammini che evocano ambienti naturalistici molto belli, luoghi di silenzio, semi-viralitati, con stili e modi di vita molto diversi rispetto all'urbe. Però uno dei cammini che viene citato in questo tuo panegirico finale è il cammino metro A di Roma, e è importante che tu ci chiedesca, visto che l'abbinamento metro Roma evoca, diciamo, altro rispetto a quello che abbiamo detto finora. Sì, questa cosa mi ha divertito molto, devo dire, come dicevo prima, io abito da una 15 anni a Roma e sperimento tutti i giorni i disagi e le avventure o disavventure del vivere in quella città che, vi assicuro, sta attraversando un periodo davvero critico. Allora, un bel giorno ho pensato, prepariamoci al peggio, io adesso mi percorro tutta la linea A della metro, da capolinea a capolinea, sono 18 chilometri, così se un giorno dovesse chiudere, io conosco la strada.
Scherzi a parte, ho pensato di connettere i vari quartieri della città che negli anni, in questi 15 anni, ho imparato a conoscere, ma di connetterli tra loro, perché spesso quando viviamo nelle grandi città o quando visitiamo le grandi città noi approfondiamo degli aspetti di alcune zone, di alcuni quartieri, ma ci perdiamo le connessioni tra loro. Non siamo in grado nella nostra mente di disegnare una mappa precisa delle connessioni e soprattutto di quello che succede al passaggio tra un quartiere e l'altro. Roma è una grande metropoli, come sapete, è attraversata da nord a sud, seguendo proprio le fermate, incrociando tutte le fermate della metropolitana, della linea A, mi ha dato modo di attraversare da una periferia all'altra, crescendo sempre di più nel tenore di vita, nello stile, nel lusso della vita, della romanità, e poi ridiscendere verso i quartieri popolari. Io vivo in un quartiere popolare che si chiama Torpignattara a Roma, che è lambito dalla metro A, per cui sono passato quasi anche dal mio quartiere, e mi ha colpito molto fare questa esperienza, perché ho fatto quello che si fa un po' quando si infilano le collane in una perla, si mettono insieme i vari pezzi. Io faccio un gioco quando viaggio, mi porto sempre un sassolino qualsiasi, insomma insignificante, a casa ho una specie di scrigno dei viaggi pieno di sassolini, a volte gioco a metterli in fila uno accanto all'altro, costruendo dei percorsi nei miei viaggi, che possono essere percorsi di fantasia o percorsi reali, no? Di luoghi vicini geograficamente oppure distanti, e mi è sembrato di fare una cosa simile attraversando i vari quartieri di Roma e di mettere in fila uno dietro l'altro. Mi ha sorpreso anche un'altra cosa, a parte la cosa scontata di arrivare a capolinea Anagnina e lì all'imbrunire vedere le persone che tornano dal lavoro, le coppie che si salutano, i militari che stanno lì a fingere, a dire assicurarci, non si sa contro cosa. Poi ho preso il mio abbonamento, l'ho strisciato, sono tornato a casa. Così, diciamo, è stato un modo di fare un'escursione un po' strana. E mentre camminavo mi sono accorto di una cosa alla quale non avevo pensato. Io non avevo un zaino, stavo camminando col telefono in tasca, con 20 euro in un'altra tasca, e basta, così ho attraversato tutta la città facendo un'escursione completamente diversa da tutte le altre, rispetto a quelle che ci portano in montagna oppure sui lunghi cammini. Lascio un attimo aperto qualche minuto, se avete qualche domanda, qualche curiosità, qualche cammino che avete percorso, di cui volete parlare con Natalino Russo, altrimenti ho una domanda finale. Uno e due, ok. No, una domanda un pochino personale, però è più una curiosità. C'è il microfono. Sì, sì, se no non si sente. Volevo solo chiedere se c'era un sentiero particolare del cuore suo, tutto qua. Sì, bella domanda, non so rispondere in maniera precisa, perché io mi innamoro di molti luoghi, i luoghi sono tutti diversi, quindi è difficile. Però negli ultimi anni ho apprezzato l'Aspromonte, ad esempio. Mi piacciono moltissimo i sentieri al sud dell'Aspromonte, nella parte affacciata sul mare, nella parte sud verso Bova. È una regione, è un'area estremamente arida, caratterizzata dalle fiumare, da questi fiumi di ciottoli che sono secchi sempre, tutto l'anno, tranne nelle 2-3 ore in cui arriva una pioggia torrenziale. Sono sentieri che adesso stanno per essere riscoperti, credo che hanno un grande potenziale. Lì andò Edward Lear, grande pittore romantico, a disegnare i suoi acquerelli. Esiste un progetto di una piccola cooperativa del paesino di Bova che prova a rilanciare questi sentieri. Non sono lunghi cammini, sono sentieri che si fanno in giornata e poi si torna sempre indietro. Però sono molto affezionato a quei posti, forse perché mi ricordano un po' i deserti della Baja California e Messico. Non lo so, sono luoghi molto aridi, molto mancano solo i cactus, ma è pieno di agavi, no? di fichi d'India e anche di paesi abbandonati. Sono valli tempestate di paesini completamente abbandonati, anche le strade stanno crollando perché non c'è più motivo di percorrere, quindi è un luogo dove davvero adesso si può andare solo a piedi.
Buongiorno. Allora, prima solo una puntualizzazione. Io ho avuto tra i tanti incontri che ho fatto in vita mia anche l'incontro con un personaggio che adesso purtroppo non è più, che era veramente un tipo particolare. Tra le mille cose che ha combinato, lui, Sentiero Italia, l'ha fatto tutto. Perché lui si era aggregato, uscendo da una malattia che l'aveva debilitato, il medico gli aveva detto adesso per rimetterti in piedi devi camminare. E la cosa l'ha presa veramente alla lettera, e dopo essersi rimesso un po' in forma si era aggregato al gruppo che l'aveva tracciato tutto partendo dalla Sardegna, perché questo è già accaduto direi sul finire degli anni 90. Sì. E solo che poi quando è tornato dopo un anno e sei mesi, lui scherzando, lui era un vigile urbano in pensione, quindi non aveva grandi mezzi, e diceva certo che c'erano i vari personaggi, anche i famosi lettori, eccetera, solo che avevano gli affari loro, ogni tanto, senza mettere fuori i cartelli, facevano la scappatina o a Milano o a Roma e tornavano. L'unico che se l'è fatta tutto a piedi perché non poteva permettersi questo è stato lui, si chiamava Padulazzi, ed era veramente un personaggio. Quindi solo una puntualizzazione, in effetti il Sentiero Italia c'è. Forse è il marketing del Sentiero Italia che adesso bisogna un pochino rivitalizzare. Invece avevo un'altra domanda, per motivi di lavoro, io seguo le 5 Terre, una radio che serve le 5 Terre. E si può parlare a questo punto, uscendo un po' da questa bolla di piacevolezza che pure esiste, le immagini la trasmettono, di rilassatezza, si può cominciare a parlare anche di overtourism del trekking, perché noi lì vediamo che c'è una autostradalizzazione dei sentieri con il biglietto d'ingresso, che è da una parte un tentativo di frenare l'assalto, ma dall'altra è solo una commercializzazione del sentiero, e il fatto è che non basta, perché comunque si continua ad avere, e adesso mettono le multe per le calzature inadatte, e mi sembra che diventi qualcosa di quanto più lontano si possa immaginare del camminare e dei racconti che ci ha fatto. Grazie. Sì, grazie per la domanda che richiederebbe una risposta articolata per la quale non mi sento preparato assolutamente. Io sono forse tra i responsabili del sovraffollamento di alcune zone, perché ne scrivo da anni e a volte per questioni difficili da capire, alcuni articoli hanno molto successo, non vengono molto letti e quindi all'improvviso arrivano, non necessariamente articoli miei, per carità, ma di tutti i colleghi che scrivono di camminare, a volte arrivano delle vere e proprie ondate, anche di tedeschi, di camminatori inglesi, francesi, di spagnoli, eccetera. Io la risposta non ce l'ho, non saprei come si possa fare. Francamente questo spetta molto a chi amministra il territorio, che dovrebbe, non dico essere illuminato perché non si lascia illuminati, ma almeno avere la modestia di affidare a degli esperti certe scelte sul territorio. Certo è complicato, non si può proibire alle persone di camminare, né si può evitare a tavolino che ci siano certi danni. Davvero, una risposta non ce l'ho. Credo che forse una soluzione potrebbe essere evitare, per esempio, di costruire strade che rendono molto facile raggiungere le partenze e gli arrivi dei sentieri. Questo potrebbe essere scoraggiare l'utilizzo di massa di alcuni sentieri. In Costiera Amalfitana, ad esempio, il sentiero degli Irei adesso comincia a essere un po' più affollato, però altri percorsi come l'Alta Via dei Monti Lattari, alcuni sentieri che scendono a Punta Campanella, che si trova di fronte a Capri, sono di difficile accesso. Difficile intendo, bisogna prendere l'autobus di linea, andare lì e svegliarsi prestissimo al mattino, quindi c'è una selezione un po' naturale a monte. Se costruiamo il parcheggio all'inizio del sentiero, stiamo preparando la strada al sentierismo di massa, però diciamo, non saprei come si può fare, però è un tema che comincia a essere scottante. Ci sono altri interventi, richieste, domande? Altrimenti io vorrei chiudere chiedendoti di fare un piccolo cameo sui sentieri della memoria, che hai citato, in particolare riferendoti al Nord Italia.
Sì, io ho dedicato un paio di capitoli ai sentieri delle memorie di guerra e a quelli che ho un po' chiamato sentieri del nuovo millennio. Parlando di memorie di guerra ho citato soprattutto i percorsi che attraversano i luoghi della Grande Guerra nel Nord Italia, ma anche quelli utilizzati dai partigiani nell'Appennino tosco-emiliano e anche un po' più a sud tra Abruzzo e Lazio. Invece a proposito dei sentieri che diciamo ho un po' osato chiamarli nel nuovo millennio, ho provato a parlare dei sentieri costruiti, cioè sentieri che non sono nati perché erano percorsi né da militari né da pellegrini né da mercanti o pastori come tra figli ad esempio, no? Della transumanza, ma percorsi progettati a tavolino oggi per consentire a chi volesse farlo camminando di scoprire alcuni aspetti di un territorio, per esempio il cammino delle terre mutate che si snoda a cavallo tra Marche, Umbria e Lazio, attraversa le zone colpite dai terremoti del centro Italia degli ultimi anni. Ed è un modo questo per portare le persone a vedere le contrade minori, le frazioni che normalmente non sarebbero toccate da nessun tipo di turismo, di portare delle persone con la lentezza dei passi a vedere questi posti e perché no, anche a pernottare lì o a comprare qualcosa da chi produce formaggi, da chi faticosamente cerca di riavviare l'economia dei posti. Sono sentieri, quindi diciamo, a cavallo tra una memoria che non è quella di una guerra, ma è una memoria di un evento catastrofico come il terremoto, e anche sentieri di speranza. Io ringrazierei Natalino Russo, perché davvero ha scritto davvero un libro stimolante che propone dei sentieri con una logica diversa rispetto a quello delle Cinque Terre, dove il problema non so se è il sentiero ma altro. Grazie mille, rimanete.